Cane che abbaia non morde, ma se il vicino si lamenta, diverse sono le segnalazioni che ci arrivano da persone che hanno timore quando proprio cane abbaia di essere addirittura denunciate. Ma che cosa prevede la legge? Allora, a livello penale esiste il cosiddetto reato di disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone, che potenzialmente può essere integrato per l'abbaiare del nostro cane. Ma attenzione, niente paura. Il reato sussiste nel momento in cui viene dimostrato il disturbo dovuto all'abbaiare e soprattutto sia un numero elevato di soggetti che vanno a denunciare, cioè a manifestare questo problema, perché la tutela è la cosiddetta quiete pubblica. In ambito civile esistono le cosiddette immissioni, ossia per esempio quei rumori che vanno al di là di una normale tollerabilità, e così potrebbe essere per esempio l'abbaiare del cane. Ma anche in questo caso la strada non è così facile per il danneggiato, perché bisogna dimostrare la sussistenza del rumore e soprattutto che questo vada al di là di una normale tollerabilità. Poi possiamo andare in ambito amministrativo, perché ci sono diversi regolamenti comunali che tutelano chiaramente la quiete pubblica. Pertanto, se per esempio un cane continua a abbaiare tutta la notte, è possibile magari che venga fatta la segnalazione, per esempio, alla polizia locale e che venga fatto un controllo. Insomma, niente paura, ma qual è il nostro consiglio? Sicuramente un cane che abbaia perennemente vuol dire che vuole dirci qualcosa. Quindi affidiamoci a un buon veterinario, anche eventualmente a un educatore cinofilo. Basta poco per poter aiutare il nostro cane a poter eventualmente star da solo anche in nostra assenza o non spaventarsi automaticamente di un rumore. Ma attenzione, non è così scontata una responsabilità. Bisogna sempre avere rispetto per le altre persone, ma ovviamente neanche vivere nel terrore.